Ripresa l'attività del Consiglio regionale dopo la pausa estiva con le riunioni delle commissioni permanenti. In sede legislativa la 5ª Commissione Ambiente ha approvato una modifica alla legge per la tutela dei funghi epigei spontanei. Le commissioni prima bilancio, terza economia, montagna e turismo si sono riunite in seduta congiunta per l'informativa dell'assessore sull'attuazione della legge sulla montagna. Illustrata dall'assessore competente nella riunione della commissione seconda urbanistica lo stato di attuazione della legge regionale. Con l'informativa dell'assessore all'innovazione, università e ricerca è ripartita l'attività della commissione cultura. La prima bilancio ha licenziato il provvedimento per la riorganizzazione degli uffici regionali che prevede l'istituzione del segretario generale di giunta. Penultimo appuntamento con le mostre fotografiche del Consiglio regionale all'Otto Gallery di Torino con le eccellenze artigiane negli scatti di Leila Beretta, in esposizione dell'8-14 settembre. Si conclude nella sera del 5 settembre a Cossato con lo spettacolo Omissis Non Dimenticare della compagnia Tecnè la rassegna Voci dei Luoghi, promossa dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale. Europa, 100 anni della Grande Guerra, parole, musica e immagini in una creazione in 11 tempi è il titolo dello spettacolo proposto a Exil nella cornice della rassegna Exil Fest 2014 dalla Consulta regionale europea. Al Colle delle Sestriere sono stati ricordati 210 caduti della divisione alpina Valchisone e dei caduti delle brigate partigiane Garibaldi e Giustizia e Libertà che operarono nelle valli Chisone e Germanasca e in Alta Val di Susa.